Senso unico in via Elisa? C'è chi dice no. Sono i commercianti delle attività che accolgono con perplessità e preoccupazione il cambio della viabilità in una delle strade più importanti di Lucca, quella che collega il tratto di circonvallazione di Viale Giovanni Pacini con il centro storico. Da oggi, 14 aprile, per chi entra in auto da Porta Elisa, il senso unico sarà in direzione est-ovest obbligatoria verso Via dei Fossi e per uscire dal centro storico sarà invece necessario svoltare in Via Santa Chiara, poi in Via della Quarconia e in Via dei Bacchettoni e raggiungere Porta San Jacopo. Il provvedimento, tuttavia, non trova tutti d'accordo. Sentiamo che hanno fatto un grande macello. Ci crede a un grandissimo disagio anche a livello di clientela, perché molti non avranno alcun modo di fermarsi per le colazioni. Problemi anche per i fornitori degli esercizi commerciali. Ci crede anche molto disagio per lo spazio, per i fornitori che carico e scarico della merce, perché non c'è spazio a sufficienza per un mezzo pesante. Un danno dal senso unico ci sarebbe anche a livello di vivibilità della strada, visto il probabile ulteriore aggravio del traffico. Siamo molto titubanti al proposito, anche perché sicuramente aumenterà il traffico, quindi lo smog e niente, renderà la cosa ancora più invivibile. Penso che non risolva il problema che c'è sempre stato, il traffico incontrollato. Perché la gente non verrà più volentieri in bicicletta, a piedi. Secondo me se la gente vive la città a piedi in bicicletta riesce a vedere, si guarda intorno. Se è circondata da macchine va solo nelle piazze principali. Qualcuno inoltre oggi si è svegliato senza clienti per una situazione che era già stata provata in via sperimentale un paio di anni fa, ma senza successo. Abbiamo avuto un calo di clienti del 50%. Speriamo. L'avevano già fatto 2 anni fa, poi 2 anni, 2 anni, non so, 3 anni, era stata fatta, poi dopo lo tolsero perché avevamo visto che c'era qualcosa che non funzionava. Ora l'hanno rifatto, che si è cambiato, non lo so.